Il 2019 è un anno congiunturalmente molto positivo per l'andamento dei mercati finanziari e tuttavia presenta alcune complessità di tipo strutturale che riguardano il private banking. La prima di carattere normativo con MiFID II a pieno regime, una che riguarda un regime di mercato ormai noto come repressione finanziaria, quindi con un livello di tassi e di rendimenti molto bassi, una rinnovata spinta da parte dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica che condiziona fortemente anche i servizi finanziari e da ultimo certamente un cliente sempre più informato, esigente e quindi demanding. È una questione di prospettiva. MiFID II, se cogliamo lo spirito originario della normativa, in realtà è uno straordinario catalizzatore di nuove competenze e di opportunità per incrementare la fidelizzazione e la soddisfazione del cliente. MiFID II parla di protezione, parla di trasparenza, parla di interazione personalizzata e quindi è un'opportunità, come dicevo, straordinaria per il private banking di differenziarsi ulteriormente dal retail banking. Ne citerei tre. La prima è un crescente bisogno e domanda di protezione da rischi geopolitici, da volatilità di mercato, dai rischi insiti nei passaggi generazionali. La maggiore domanda di protezione deriva anche da un contesto di mercato molto anemico da un punto di vista di rendimenti attesi dei principali mercati e quindi dalla ricerca di protezione su forme diverse di investimento come quella assicurativa. Il secondo tema è quello della gestione efficace dell'eccesso di liquidità. I clienti private per definizione hanno una parte di patrimonio che va oltre le esigenze di gestione ordinaria di liquidità e oggi questo eccesso di liquidità è opportuno investirlo almeno in parte sui mercati privati e non su quelli quotati. Mi riferisco a private equity e private debt che a fronte di una minore liquidità hanno maggiori rendimenti attesi. Infine c'è un tema di sensibilità agli impatti sociali e ambientali che hanno gli investimenti, quello che nel nostro settore si chiama ESG, e che condiziona e orienta sempre più la scelta di questa tipologia di clientela nelle proprie scelte finanziarie.